Presentata alla stampa la mostra omaggio a Teresa Gamba Guiccioli, allestita alla manica lunga della Biblioteca Classense, promossa dall'Associazione Culturale Polveri di Stelle con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. La mostra sarà inaugurata sabato 15 marzo alle 17 e sarà preceduta da un incontro su Teresa Gamba Guiccioli. Tenuto da Claudia Giuliani, direttrice dell'Istituzione Biblioteca Classense, Donatino Domini, coordinatore scientifico del Costituendo Museo Byron e Diego Saglia dell'Università di Parma. L'idea è nata all'associazione Polvere di Stelle, che da anni si occupa di mettere in luce personaggi importanti un po' caduti nell'oblio. Abbiamo cominciato con Francesco Balilla Pratella e ora abbiamo deciso di dedicare questo omaggio a Teresa Gamba Guiccioli in collaborazione con la Biblioteca Classense e grazie alla collaborazione della dottoressa Claudia Giuliani. La mostra espone 15 opere di artiste contemporanee scelte dalla critica d'arte Beatrice Buscaroli e sono tutte artiste che operano nel territorio emiliano-romagnolo. La cosa interessante di questa mostra è che rappresenta tutte le tecniche dell'arte contemporanea, a cominciare dal disegno, alla pittura, alla fotografia, all'installazione, al video. E quindi è anche interessante perché le artiste da mesi lavorano sul tema e hanno veramente fatto un omaggio a Teresa Gamba Guiccioli. Una donna simbolo di un romanticismo, lei è appunto famosa per essere stata vicina a Byron, però molto di più. Non direi tanto questo, o perlomeno questo è quello che anche lei forse ha creduto di sé, che la sua vita avesse, diciamo, dovesse essere parametrata sulla figura di Byron. In realtà molto di più, perché è, come dicevo, simbolo di un momento di passaggio ed è stata la donna aristocratica costretta al matrimonio di convenienza, che ha affrontato il tema invece della passione, del sentimento, nel momento in cui la passione e il sentimento hanno diritto di cittadinanza, che ha vissuto il rapporto col cavalier servente, nello stesso tempo il cambiamento, l'innovazione, che il fatto di essere poi trasferita in Francia, di essere uscita dall'Italia, di essere andata in Europa, senz'altro hanno comportato. La lettura di questa personalità molto interessante ai nostri occhi si delinea, si precisa col tempo. Più ci allontaniamo da lei e meglio riusciamo forse a coglierla. È stata questa donna affascinante, interessante dei nostri, del nostro territorio, è stata a lungo mal letta e coperta di moralismi, oscurata dai moralismi. Credo che oggi siamo in grado di comprendere meglio il modo in cui lei si è collocata nei suoi tempi, il momento di passaggio dei costumi, dal punto di vista della storia del costume, della storia della sensibilità, dei sentimenti, il modo in cui lei si è collocata nel suo tempo, che è stata una posizione abbastanza innovativa, credo. È stata un personaggio che penso possa essere oggi di notevole interesse. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.